Cari amici, ciao a tutti e bentrovati alla puntata del TG Fipsas alla ripresa dopo la pausa estiva. È facile immaginare quante siano le notizie che sono maturate in questo periodo e gli avvenimenti che ci aspettano nei prossimi giorni. Per l'attività internazionale abbiamo alla ribalta il nuoto pinnato con l'Italia mattatrice dei Beach Games 2015 a Pescara, quindi i mondiali colpo giovanile dove abbiamo conquistato un ottimo argento con l'Under 14, mentre le donne stavolta sono rimaste lontane dal podio. Venendo ai campionati di casa nostra, vedremo servizi sull'assegnazione del titolo Master, del titolo Donne, entrambi nel Cavo Lama, e quindi sul club azzurro di Bass Fishing nel lago di Bolsena. Poi notizie sui campionati di pesca alla carpa, di carp fishing, di trota lago giovanili, di feeder, di canada natante, apnea ed aggiornamento sui tornei di Serie A di pesca al colpo. In chiusura presenteremo tre importantissimi avvenimenti internazionali che avverranno nei prossimi giorni, a cominciare dal mondiale colpo in Slovenia e quindi due avvenimenti in Italia, a Coltano di Pisa, il mondiale di long casting e l'europeo di pesca con la mosca in Trentino. A dire che il nuoto pinnato possa diventare il cavallo di Troia della Fipsas per entrare alle Olimpiadi, crediamo di non affermare nulla di eretico. Lo dimostra la presenza di questa disciplina in due nuove importanti manifestazioni internazionali, come i Giochi Olimpici Europei che si sono svolti a Baku e ultimamente la prima edizione dei Beach Games a Pescara. In quest'ultima manifestazione, svoltasi ai primi di settembre, il nostro nuoto pinnato, grazie ad una partecipazione molto qualificata, con uno squadrone coordinato dai tecnici Andrea Mangherini, Marco Carosi e Andrea Bartolini, ha sbaragliato il campo facendo primeggiare l'Italia nel medagliere con un totale di 31 medaglie, delle quali 26 in piscina e 5 nelle acque libere. Per limitarsi alle sole medaglie d'oro, ricordiamo Elisa Mammi, Giorgia Di Credico, Andrea Pegoraro, la staffetta donne con Barbonna, Brambilla, Di Credico e Baroncini e uomini con De Ceglie, Cristofari, Rosso e Pegoraro nella prima giornata. Erika Barbona, ancora Pegoraro, due volte ed ancora la Di Credico, quindi la staffetta 4% con Cristofari, Figini, De Ceglie e Fumarola e ancora le donne con Elisa Mammi, Baroncini, Di Credico e Barbon. Nell'ultima giornata in acque libere, oro per un immenso Davide De Ceglie e quindi Serena Monduzzi, Elisa Mammi e la staffetta mista con Figini, De Ceglie, Baroncini e Monduzzi. È facile immaginare l'entusiasmo dello staff federale con in testa Claudio Matteoli ed il presidente del nuoto pinnato Carlo Allegrini. La squadra femminile di pesca al colpo è sicuramente una delle nazionali che nel corso degli anni ha dato maggiore soddisfazione e un maggior numero di medaglie alla federazione, eppure anche a loro qualche volta capita di sbattere la testa. È successo nel Belgio dove alle prese con la pesca del Gardon a Rubesienne le nostre non sono andate oltre il settimo posto. Hanno vinto le nazioni maestre di questa pesca, Francia, Olanda, Belgio, che hanno anche monopolizzato il podio individuale. Per noi, con i tecnici Teodoro e Defendi, c'erano Pollastri, Brilli, Turrini, Borsari, Marchiodi e la debuttante De Cesaris. Ma su questa competizione sentiamo un flash da Federica Brilli e Simona Pollastri, che sono state le migliori a livello individuale. Ci fa parte del gioco, non sempre si può vincere, abbiamo dato il massimo anche perché credo che si sia visto, cioè l'impegno ce lo mettiamo, il campo di gara secondo me uno dei più belli degli ultimi anni, meraviglioso, una pesca che noi purtroppo non siamo abituati a fare, però bella, molto fine, molto tecnica. Sì, sono contentissima perché comunque fare esperienza con delle grandi persone accanto come la Simona, la Silvina, comunque loro ti fanno da maestre, ti fanno imparare tanto in questo ambiente e portare a casa comunque un piazzamento onorevole mi rende orgogliosa, molto. Le nazionali giovanili si sono cimentate nel mondiale in un canale derivatore del Danubio a Smederevo.
in presenza di brem molto grosse ma rare e difficili da catturare, quindi poco affidabili per il risultato di squadra, i nostri tecnici hanno pensato bene di impostare i ragazzi su una pesca del pesce minuto e non a caso, guardando le classifiche, si vede come le nostre squadre abbiano preso di gran lunga il maggior numero di pesci. Alla fine però soltanto i più piccoli, gli under 14 di Natali e Vaselli, hanno avuto la soddisfazione del podio, conquistando un bellissimo argento alle spalle dei francesi che hanno dominato il campionato, conquistando anche il titolo nell'under 23 e l'argento nell'under 18, dove fra l'altro l'individuale è stato vinto da una ragazza, una portoghese. Meno fortunate sono state l'under 18 di Teodoro e Ballabeni, che si piazza sesta, ma attenzione, a soli 4 punti dal podio, e la squadra dei più grandi, condotta da Guicciardi e Defendi, che perde il terzo posto per sola mezza penalità. Nell'insieme, quindi, la spedizione azzurra, capitanata da Natucci con Gianni Breda, è vero che torna a casa con una sola medaglia d'argento, ma è stata alle spalle della Francia la seconda nazione fra le 23 partecipanti nella classifica a punti per i piazzamenti in tutti i campionati. Rimaniamo sull'attività giovanile, che ha anticipato lo svolgimento del Club Azzurro 2016 per dare modo ai tecnici di lavorare fin da subito con i ragazzi selezionati per gli stage delle varie nazionali. Ed il Club Azzurro si è svolto ad Ostellato, che almeno nella zona delle Vallette sembra decisamente in via di recupero dopo la grande crisi della prima metà della stagione. Vediamo dunque in grafica quali sono i risultati emersi e gli atleti che risultano selezionati per gli stage 2016, tenendo conto che il campione italiano entra di diritto e che i tecnici possono attingere sia direttamente dalla classifica del Club Azzurro, come è avvenuto poi nella gran parte dei casi, sia per scelta tecnica. Ricordiamo che gli under 14 sono affidati alla conduzione di Natali e Vaselli, gli under 18 a Teodoro e Ballabeni ed i più grandi a Guicciardi e Defendi. In previsione del prossimo campionato del mondo sul lago di Bolsena si sono svolte le selezioni del Club Azzurro di Bass Fishing da natante. Vediamo il servizio. Il lago di Bolsena è il grande protagonista della stagione del bass fishing. Dopo il campionato italiano, sempre per l'organizzazione della giovane società Bass Recon di Terni, nel grande lago viterbese di origine vulcanica, si sono svolte le 3 prove del Club Azzurro in vista del mondiale che lo stesso Bolsena ospiterà dal 23 al 25 di ottobre. Le gare sono risultate molto valide sotto il profilo tecnico agonistico, anche se il meteo non è stato certo clemente, soprattutto al venerdì, quando una bufera si è abbattuta sulla zona con alberi sradicati e gara temporaneamente sospesa, mentre questo è ciò che resta del gazebo dell'organizzazione. La prima prova ha visto balzare subito al comando la coppia romana Bandinelli-Rezzi del Tiber Bass Angler, che ha concluso con 8 kg e 118, mentre al secondo posto si installavano Telese e Ferroni dei lanciatori lampi nell'acqua, staccati di appena 23 grammi, e terzi i campioni tricolori Della Ciana e Minaldoni con il Big Bass da 2.040. In gara 2 ancora un capolavoro della coppia romana, che portava alla pesa 5 pesci per ben 8 kg e 601 con il Big Bass della competizione per 2.165 punti. I fiorentini Bruccoleri e Cambi, per quanto staccati di quasi 2 kg, si rimettevano in corsa, mentre terzi finivano Ferroni e Telese. Alle 8.15 di domenica 6 settembre, con un meteo decisamente estivo, i 9 equipaggi attaccavano le ultime e decisive 8 ore di gara. Ed eccoli, mentre danno potenza ai loro magnifici motori fuori bordo, con Bandinelli e Rezzi ad aprire le danze, Bruccoleri e Cambi che scatenano i loro 250 cavalli e le coppie Ferroni Telese e Mancini Battaglia a chiudere la griglia.
Sulla barca dell'organizzazione, col giudice di gara Giuliano Morgantini, ci siamo potuti avvicinare ad alcuni degli equipaggi che ben volentieri ci hanno mostrato le loro prede più belle. Qui vediamo Mancini e Battaglia che hanno fatto moltissime catture, ma non sono stati sorretti granché dalla taglia, finendo quinti di manche e sesti assoluti. Della Ciana e Minaldoni hanno avuto un ottimo avvio, cedendo però qualche posizione nel finale e chiudendo quarti di tappa e di classifica. Qui assistiamo ad una cattura in diretta da parte di Papa e Nucciarelli che con 7 kg e 200 hanno fatto il secondo di giornata e quinto finale. La sorpresa, se così si può dire, è venuta da Bruccoleri e Cambi, che dopo l'ottavo in gara 1 hanno addirizzato il tiro facendo un secondo ed un primo nell'ultima prova e risalendo fino al posto d'onore alle spalle di Bandinelli e Rezzi, che hanno dominato il club azzurro con 5 penalità complessive. Al terzo posto si sono piazzati Telese e Ferroni, a pari penalità con Bruccoleri e Cambi. A fare da contorno al club azzurro una garetta dagli scogli del molo riservata ai bambini che qui a Bolsena vantano già diversi appassionati. Ma sentiamo ora nell'ordine i vincitori ed i tecnici della nazionale Eddie Peruzzo e Michele Fanfani. I primi due giorni siamo andati abbastanza, dico, molto molto bene, soprattutto per le condizioni che ci piacciono a noi. Praticamente noi spesso peschiamo con esche di reazione e quindi condizioni con poca luce, tempo perturbato, cambiamenti repentini di vento e tutto quanto attiva molto il pesce e soprattutto il pesce grande. E soprattutto stiamo proprio su una zona che conosciamo abbastanza bene, con pesci di taglia, tutti i bei pesci. Allora, inutile nascondersi, la coppia Bandinelli-Rezzi al prossimo mondiale qui sul lago di Bolsena sarà una delle colonne della nazionale, una bella responsabilità. Sì, una responsabilità importante, speriamo di far bene, ce la metteremo tutta. E ci impegneremo per provare bene questo lago, per fare bene. A ottobre cambierà qualcosa secondo te? Sicuramente sì, sicuramente pescare dove abbiamo pescato noi, come abbiamo pescato oggi, sarà, non sappiamo, degli anni funziona, degli anni no, quindi dobbiamo con le varie prove vedere se può rendere. Data la stagione abbastanza calda, il pesce tenderà di meno ad andare in acqua bassa e quindi sostare più tempo in queste profondità dove abbiamo pescato noi. Però non è detto, bisogna testare il lago prima delle gare e vedere dove è. Molto soddisfatto, alla fine è andata insomma, come si pensava. Abbiamo dal ranking degli ultimi 5 anni, sapevamo insomma, che la coppia vincitrice di oggi era Bandinelli e Rezzi, insomma, sono quelli più preparati, sono i veri specialisti di Bolsena, del lago di Bolsena. Poi dobbiamo dire anche, sì, i secondi e i terzi classificati, anche loro sono molto tecnici e sono esperti di Bolsena. La scelta tecnica è veramente molto difficile. Penso adesso con il mio staff tecnico, con il vice Fanfani, vedremo di fare la valutazione al meglio e nei prossimi giorni formeremo la nazionale che si darà battaglia alle altre 10 nazioni già iscritte in questo splendido scenario del lago di Bolsena. In questo lago fondamentalmente la conoscenza del fondale è la cosa principale, perché ti consente di avere delle soluzioni a portata di mano, più soluzioni, e un lago così grosso, abbastanza grande come il lago di Bolsena, bisogna batterlo parecchio. Per cui prima cosa conoscere bene i fondali e avere anche la pazienza di scandagliare molto con gli strumenti, con l'elettronica, per poi trovare quelle situazioni di fondale più attrattive per i pesci, e questa è sicuramente una cosa importante. Dal punto di vista tecnico, questo lago richiede l'utilizzo di attrezzature abbastanza fini, perché l'acqua è molto trasparente, di conseguenza il pesce vede. In questo senso le coppie che diciamo riescono a fare maggiori risultati sono coppie che sanno anche pescare piuttosto fine, con approcci abbastanza subdoli, non cose troppo scontate, soluzioni anche interessanti e nuove.
Dopo il Club Azzurro a inizio agosto, il bacino umbro di Pietrafitta ha ospitato anche il campionato italiano a coppie di carp fishing. 43 le coppie in gara sulle 48 aventi diritto, selezionate prima attraverso i provinciali e poi tre gironi interregionali di qualificazione. Stavolta, forse anche a causa della grande pressione cui è sottoposto il bacino, la pescosità è stata alquanto ridotta e sono bastate 17 prede alla coppia della Sangro Carp, società che quest'anno, fra l'altro, ha vinto quasi tutto, composta da Gilberto Scutti ed Emanuele Salvatore, per imporsi con quasi un quintale di peso. Al secondo posto, staccati di 12 kg, figurano i cremonesi Tomasi e Bonisoli del Pandino Trabucco e quindi Fantin e Carinelli dell'Oasi San Donato, che hanno il maggior numero con 20 carpe. Ancora una volta è stato il Lago Borghese di Monsummano Terme a decretare il titolo di campione italiano di pesca al colpo, specialità carpa. Al termine di due prove molto tirate e pescose, come sempre, il titolo è andato a Cristiano Profili, garista locale della società Lago Borghese, che ha concluso con due primi, così come il romagnolo dei Sant'Arcangiolesi Massimo Branchetti, 64 kg per Profili contro 44. Al terzo posto sale sul gradino più basso del podio Filippo Parenti, dei Laghi della Tranquillità, con un primo ed un terzo per oltre 36 kg. È giunto ora il momento di andare a vedere i preannunciati servizi sui campionati italiani di pesca al colpo per le categorie master e donne. Il campionato italiano Master 2015 ha emesso il suo verdetto al termine di quattro prove molto combattute disputate rispettivamente alle Vallette di Ostellato, nello Scolmatore dell'Arno, e le ultime due nel Cavo Lama, in concomitanza con le donne e con la seconda prova degli italiani seniores. Il tratto utilizzato è stato quello di Ascona-Ceccona, dove sono stati posizionati i 50 finalisti, anche se poi, a causa di alcune defezioni, solo in parte giustificate dalla tremenda calura, all'ultima prova c'erano sei assenti con altrettanti deprecabili buchi vuoti nella linea di picchettaggio. Nonostante questo, il canale è stato molto regolare, con una bella pesca sulle canne ad innesti, per lo più utilizzate a lunghezza ridotta, a cercare carassi e carpette, che hanno dato alla fine una media di 4 kg a testa al sabato e 5 alla domenica. Dopo le prime due prove a guidare la classifica erano in tre Roberto Riboli, Gambero Milorz Maver, Roberto Torri, Borghigiana Maver ed Edo Vannucchi, La Serra Prato, tutti con due primi. Ma nella gara del sabato Riboli e Vannucchi sono rimasti attardati, mentre Tino Pagliari, già campione del mondo, ha fatto uno strepitoso primo assoluto con 9 kg, battendo in un memorabile scontro Torri, che si è fermato ad 8. E a questo punto al comando si è portato Natale Bagarello con mezzo punto di vantaggio su Torri. Ed è stato sul duello a distanza fra questi due grandi campioni che si è focalizzata l'attenzione generale delle ultime tre ore di gara. Carassietti a corto raggio, con pasturazione basata soprattutto su palline di bigattini poco incollati con ghiaia. Altri però si mettevano in bella evidenza, come il bolognese del team Bazza Sergio Sacchetti, che vinceva il settore con oltre 7 kg, e Lucio Mazzini degli Estensi Colmich, terzo assoluto di giornata, con un primo da 6,7 kg. Così, mentre Tino Pagliari andava a cogliere un secondo eccezionale assoluto, bloccando la bilancia alla fine sui 10 kg e conquistando un bellissimo bronzo in rimonta, Bagarello e Torri vivevano con ansia gli ultimi minuti di gara. A mettere un po' di paura al toscano era il modenese Gabrielli, che puntava alle carpe con il mais e qualcuna l'ha anche presa, ma ci voleva ben altro per battere lo scatenato Torri. Alla fine sembrava però che Bagarello potesse vincere il settore e quindi il titolo, ma la sorpresa è venuta da Alvaro Cerbai, che ha relegato il padovano al secondo posto di settore, mentre Torri, che qui vediamo seguire con trepidazione il suo peso, ha fatto il primo con 180 pesci per 6.490 punti ed ha così conquistato il titolo sul suo compagno di nazionale Bagarello. Al quarto posto si è issato Federico Pasotti della Leonessa Colmich davanti al sorprendente Mario Casale della Fario Trabucco.
bene anche Gino Grigoli ed il campione uscente Giampiero Magistris. Un po' estemporanea la premiazione, dove in mancanza del disco è stata Paola Pellegrinetti a dare il là all'inno di Mameli, poi cantato in qualche modo da tutti. Fratelli d'Italia, l'Italia. Devo dire, alla mia età è una grande soddisfazione, anche perché ormai ho questi ragazzi, io chiamo ragazzi, e siamo belli, quest'anno è il settimo anno e siamo nazionale insieme, abbiamo fatto risultati come tu sai, e onestamente imporsi, vincere un italiano non è facile, che tanto sono vecchi, tu lo vedi te, questi vecchi come vanno. Il campionato aveva preso il via con la prima prova nel canale padovano dell'Idrovia, una bella gara nella quale Anna Sgobbo, mettendo a frutto anche il fattore campo, si era portata in testa, contrastata dalla campionessa in carica Anita De Cesaris. Poi è stata la volta delle vallette di Ostellato, dove la Sgobbo è rimasta sola al comando con due primi, davanti a Silvina Turrini, che vincendo a sua volta il settore si è portata in seconda posizione con 4 punti, seguita da Borsari e De Cesaris. Le ultime due prove si sono disputate nel Cavo Lama, nel tratto denominato Carrossa, nell'ultimo fine settimana di agosto, e sono state caratterizzate da un ottimo rendimento del canale. È stata una pesca a senso unico con la Rubesienne, a varie lunghezze, ma soprattutto vicino a riva, anche con 3-4 pezzi di canna, dove carassietti, ma anche carpette, per una media di 30-50 grammi, hanno mangiato con continuità, dando grande regolarità alla competizione. Nelle ultime 3 ore di gara, dopo uno splendido assoluto fatto registrare al sabato, Silvina Turrini disponeva di un vantaggio di appena mezza lunghezza su Anna Sgobbo, mentre anche Valentina Borsari e Simona Pollastri, autrice di un bel primo nella terza prova, erano ancora in lizza per il podio e forse anche per il titolo. Ma fino dalle prime battute è apparso chiaro che la Silvina nazionale del gatto azzurro Kolmic aveva una marcia in più e alla fine avrebbe fatto registrare un ritmo da un pesce al minuto con 180 prede per oltre 7 kg. Anna Sgobbo, che le pescava a fianco ma era in un altro settore, pur concludendo con oltre 4 kg, ha dovuto cedere ad una scatenata Valentina Borsari, che le ha così strappato la medaglia d'argento. Per il quarto posto Simona Pollastri ha chiuso con 10 penalità nette, precedendo per il miglior piazzamento una sorprendente Graziella Colombo, che al numero 1 di gara ha sfiorato i 5 kg, bruciando Claudia Marchiodi, che ha concluso settima in classifica davanti a Federica Brilli e Veronica Visciglia. Tra le 22 in gara meritano un encomio due giovanissime, Alessia Busin del Club Sanpei e la rodigina Giorgia Morgon della Canna d'Oro, appena 12enne, ma con una grinta da veterana. È soddisfatta, Silvina? Direi proprio di sì. Una classifica che ti vede vincitrice con 4,5 penalità davanti a Borsari e Sgobbo. Sì. La classifica dice proprio così. Le statistiche mi dicono che il tuo terzo titolo, però è un pezzo che non ti vedevamo sul gradino più alto. Era qualche anno che ci provavo, dai, quest'anno è andata bene, anche perché il canale diciamo che ha fatto uscire una pesca che a me piaceva molto, cioè la pesca corta, la peschina con 3-4 pezzi di canna, a me piace tantissimo. Alle premiazioni, svoltesi a Novi di Modena in concomitanza col campionato Master, hanno presenziato il presidente regionale Rossi ed il presidente della sezione di Modena Corsini.
Trota Lago ora con la disputa dei campionati italiani giovanili nel lago del Clitunno a Trevi, in provincia di Perugia, per l'organizzazione del club Fario. 110 sono stati i ragazzi scesi in campo nelle tre categorie e due le giornate di pesca di 12 turni per un'ora effettiva di gara ciascuna. Con due primi per 74 pesci, Nicolas Lunghi dello Squalo si è aggiudicato il titolo negli under 14 per tre sole trote su Alessandro Fioriti della Spina, terzo Nicolas Bradaschia del Montello. Nella categoria intermedia, successo per Marco Cerri della Red Devils, unico con due primi con ben 87 catture davanti a Francesco Tognini con 2,5 e Pietro Facoetti con 3. Fra i più grandi vince Mirko Ciocchetti dell'Aspes Colmich con due primi e ben 95 trote su Riccardo Cattaneo sempre con due penalità e Gabriele Fumagalli con 3. Ancora dominio assoluto dei pescatori romagnoli nel campionato a box di pesca in fiume svoltosi nel classico e sempre generosissimo Bidente. Ha vinto la Lenza Forlivese Tubertini con quasi 80 kg, precedendo due squadre del Lenza Club Lairone. L'Asso Nautica Artico di Ancona ha conquistato il titolo per la canna da natante a coppie con il nazionale Fabio Grati ed il neocampione italiano Luca Bassani. I marchigiani hanno battuto a pari penalità la coppia Volpi-Giacomini della Lenza Emiliana Tubertini, mentre il bronzo è stato conquistato dai liguri Catulini e Ferrari. I gironi di Serie A di pesca al colpo sono entrati addirittura d'arrivo. In Serie A1, quarta prova nel navigabile e successo dei sommesi Idra. La classifica è condotta dal traghetto Idra su Acqua Azzurra e Tritium. In A2, successo di tappa per i sammarinesi della Dogana Colmice nel Brianna e Maglia Rosa saldamente sulle spalle dell'Amo Sant'Arcangiolese Colmice su Castelmaggiore e River Club. In A3, la quarta prova si è svolta nella Mandria e ha segnato il successo, con sole 7 penalità, del TCA Firenze Maver Stonfo, che ora ha guadagnato la seconda posizione alle spalle dell'imprendibile Vairone Maver. Nella Serie A4, nel bacino marchigiano delle Grazie, si impone nettamente il PC Bastia, che rimane da solo al comando dopo tre prove, inseguito da Golden Fish Tubertini e dalla coppia Aquafans Cormorano. In A5 delude Lufente, che dovrebbe ospitare l'ultima prova del CIS. Vince la Libera Colmic, che passa in testa dopo tre prove su PC Teramo Milo e Blue Marlin Tubertini. Infine in A6 doppio gioco del Lenza Club Brezza Colmic nella diga di Liscione, tappa e leadership con la squadra CIA al secondo posto davanti alla Smals Tubertini. Segnaliamo l'uscita del numero 14 di Pianeta Acqua, la rivista online della FIPSAS, alla quale si può accedere tramite il portale della Federazione per sfogliare sullo schermo le sue splendide pagine. Due gravi lutti hanno colpito il mondo della pesca sportiva. La prematura scomparsa di Sergio Giacomin, grande appassionato della pesca con la mosca, punto di riferimento della Federazione per la provincia di Bolzano. E la perdita di Ettore Grimaldi, grande esperto di ittiologia, i cui studi hanno contribuito ad una corretta politica ittiogenica nel segno di una pesca sostenibile. Chiudiamo questa puntata parlando di tre importanti eventi internazionali che si svolgeranno nei prossimi giorni. Il campionato del mondo di pesca al colpo, il 62esimo, in programma in Slovenia, a Radece, sulla Sava, il prossimo fine settimana, 12-13 settembre. La squadra azzurra è composta da Gabba, Sorti, Fini, Falsini, Prandi e Reverberi, con i tecnici Frigeri, Manni e Govi ed il dirigente Antonio Fusconi. Dal 20 al 26 settembre si svolgeranno a Coltano di Pisa i campionati del mondo di long casting, dopo la rinuncia all'ultimo momento della Spagna. 10 le squadre al momento iscritte per 8 nazioni, con gli azzurri di Pietro Terraglia che schiereranno due formazioni. Infine, dal 21 al 27 di settembre in Trentino, a Terme di Comano, si terranno gli europei di pesca con la mosca, con la squadra azzurra di Pierluigi Cocito in caccia di medaglie nelle acque del Sarca, che ospiterà 4 prove, e del laghetto alpino Nembia, una prova. È tutto per questa puntata del TG. Grazie per l'attenzione e arrivederci fra 2 settimane. Ciao!